Eventi alluvionali e 80° della liberazione, il sostegno del Consiglio regionale. Presentati gli esiti dei bandi riservati ai comuni sugli eventi alluvionali e sull'80° anniversario della liberazione. Energia a Caminetti, via libera dall'aula alle modifiche. Il Consiglio ha votato a maggioranza le modifiche alla legge regionale del 2005 per disciplinare l'accatastamento degli impianti di riscaldamento alimentati con biocombustibile solido. Payback dei dispositivi medici per la consulta è un meccanismo legittimo. Gianni, più forti le ragioni della Toscana. Sono stati presentati gli esiti dei bandi riservati ai comuni e ad altri enti specifici sugli eventi alluvionali e sull'80° anniversario della liberazione. Nell'incontro con i giornalisti, al quale sono intervenuti il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e i membri dell'ufficio di presidenza, sono stati resi noti i risultati degli avvisi pubblicati ai sensi della legge regionale 6 febbraio 2024 numero 4, iniziative del Consiglio regionale per il recupero del patrimonio culturale e storico dei comuni danneggiati dagli eventi alluvionali del 2023 e dalla legge regionale 6 febbraio 2024 numero 3, interventi del Consiglio regionale per la celebrazione dell'80° anniversario della liberazione e la commemorazione delle vittime delle stragi nazifasciste. A tal proposito sentiamo i commenti da parte del presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo e dei consiglieri Federica Faratoni e Stefano Scaramelli. Siamo partiti da un'idea: senza memoria non c'è futuro, e abbiamo scelto di toccare due questioni per noi fondamentali. La prima aveva toccato i nostri cuori, l'alluvione del 2 di novembre che ha colpito la Piana Fiorentina e non solo, prima quello che aveva colpito il Mugello. Abbiamo deciso di destinare 1.300.000 euro per sostenere le difficoltà di chi aveva perso i propri archivi, le biblioteche, penso a quella di Pontedera, ma anche tante altre. 33 progetti presentati e noi daremo una mano perché non si perda un pezzo di storia fondamentale della nostra regione. E poi 400.000 euro dedicati agli 80 anni della liberazione e agli 80 anni dagli eccidi terribili, dalle stragi nazifasciste. Hanno toccato gran parte della nostra regione. Tanti progetti presentati dalle amministrazioni locali, dall'ANPI locali, da associazioni del territorio. Insomma, con queste risorse, che sono frutto della buona politica, dei risparmi sui costi della politica, abbiamo fatto in modo di costruire memoria, perché solo partendo dalla memoria si può costruire un futuro migliore per i nostri figli. Sono due iniziative molto importanti che l'Ufficio di Presidenza ha inteso portare avanti e il Consiglio tutto, che parlano da un lato della possibilità in questa ricorrenza così importante come gli 80 anni della resistenza e della liberazione di rendere attuale, di tenere viva la memoria, rendendo attuale il messaggio che ci portiamo dietro da tanti lustri, ma che spesso abbiamo bisogno di ribadire e di testimoniare. Ed è bellissimo vedere come tanti comuni e tante associazioni hanno aderito a questo bando, hanno proposto progettualità davvero interessanti rivolte soprattutto alle giovani generazioni. Dall'altra parte un intervento che non potevamo non considerare, ovvero quello di aiutare i comuni colpiti dall'alluvione terribile del 2 novembre scorso a recuperare il proprio patrimonio bibliotecario, archivistico, riconoscendo l'importanza appunto di mantenere viva anche in questo caso la memoria, la cultura, le nostre tradizioni, le nostre testimonianze scritte, che sono un tassello fondamentale per conoscere ciò che siamo stati, costruire il nostro presente e costruire soprattutto il futuro a venire. Quindi siamo molto felici che queste due iniziative siano state così prese in considerazione e che su queste ci sia stato un grande investimento da parte degli enti e delle associazioni con progetti davvero di valore.
Due iniziative che legano il concetto di memoria a quello di futuro, una condivisione dell'ufficio di presidenza che ci ha visto impegnati nel destinare delle risorse a vantaggio dei comuni e non solo, anche negli istituti che appunto rievocano la memoria della resistenza e della liberazione. Sono 80 anni che dobbiamo festeggiare, ricordare quanto è successo, ed era doveroso che il Consiglio regionale sostenesse iniziative da una parte di recupero del patrimonio storico culturale di quei comuni che sono stati alluvionati e non solo, dall'altra il recupero della memoria, la valorizzazione. 80 anni dalla liberazione era una data importante, il 2024 si deve completare con tutta una serie di iniziative che vedranno il Pegaso protagonista, Pegaso simbolo della libertà e della nostra liberazione, che a questo punto torna protagonista in tutti i comuni toscani grazie a oltre 100 domande che nel complessivo hanno visto tanti comuni, tanti istituti rispondere positivamente all'appello dell'ufficio di presidenza, del quale sono vicepresidente, e ringrazio il presidente Mazzeo e tutti gli altri colleghi per aver condiviso questa iniziativa. L'Aula di Palazzo del Pegaso ha approvato a maggioranza la legge che modifica la 39 del 2005 in materia di energia per disciplinare l'accatastamento degli impianti di riscaldamento alimentati con biocombustibile solido con potenza nominale inferiore ai 10 kW. I voti a favore sono stati 21, PD e Italia Viva, quelli contrari 7, Lega e Fratelli d'Italia, e un voto di astensione Forza Italia. Sentiamo le parole di Lucia De Robertis, consigliera del PD, presidente della Commissione Territorio, Ambiente, Mobilità e Infrastrutture. Finalmente abbiamo licenziato la legge che prevede da parte dei possessori di caminetti che sono sotto i 10 kW di denunciare il fatto di averlo. Questo perché? Perché la Regione Toscana ha, in ottemperanza anche delle norme nazionali, deciso di mettere in atto un censimento. Cioè, noi vogliamo essere molto chiari con i cittadini. Il fatto di autodenunciare, insomma, il possesso di un caminetto non significa a pagare qualcosa, perché la procedura è completamente gratuita, non ci sono tasse, non sono previste nessun tipo di tassazione. Serve solo per capire come una fonte che in alcuni territori della Toscana è particolarmente usata anche per riscaldarsi, infatti ci sono moltissime abitazioni in cui il caminetto è l'unica fonte di caldo in quell'abitazione, siccome in alcune zone, per esempio nella Lucchesia o in alcune zone del Pistoiese, si sono verificati degli sforamenti di PM10 che ci hanno visto fare un'infrazione da parte dell'Europa per questo inquinamento, però la Regione non ha da nessuna parte un censimento di chi ha il caminetto e dove sono questi caminetti. Questo serve perché vogliamo ancora di più migliorare le politiche per l'aria pulita, e quindi l'idea che, insomma, abbiamo letto anche nei nostri territori, la preoccupazione di alcuni amministratori all'inizio, insomma un annetto fa quando abbiamo iniziato a esaminare il provvedimento, era una preoccupazione forse legittima, perché era un po' confuso il motivo per il quale questo veniva fatto. Invece noi oggi abbiamo licenziato una legge dove è ben chiaro che non c'è nessun costo a carico del cittadino, che c'è l'obbligo di denunciare solo se si vuole aderire, insomma, ai molti bandi che sono stati fatti per sostituire questi caminetti che sono veramente inquinanti, ma non solo per l'aria, anche per chi sta davanti al caminetto a vedere la televisione o a parlare con le persone. Insomma, questo vogliamo far passare. Conosciamo nella nostra regione, perché c'è un obbligo di legge nazionale, tutte le fonti di calorifiche sopra i 10 kW, le caldaie, i termosifoni, tutto quello che gira intorno ai riscaldamenti delle nostre abitazioni, ma nessuno conosceva quanti e dove sono i caminetti, che, ripeto, in alcune zone della Toscana, per motivi atmosferici, proprio di una circolazione dell'aria e dei venti, ha creato un inquinamento importante e dannoso per la salute. Quindi invitiamo tutti a rivolgersi al proprio comune, che grazie anche a un atto di indirizzo che abbiamo approvato oggi
sarà supportato da ANCI e da ARR per creare dei punti di comunicazione e di informazione per i cittadini. Vogliamo solo sapere dove sono, chi ha questi caminetti, solo per poter mirare meglio le azioni per l'ambiente nella nostra regione. L'ordine del giorno è stato approvato con i voti favorevoli di PD e Italia Viva, il voto contrario di Forza Italia e il voto di astensione di Lega e Movimento 5 Stelle. Sentiamo il commento da parte del vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli, che presiedendo la seduta ha dato inizio al dibattito, ringraziando la commissione competente e la Giunta per il lavoro svolto. Su questa norma è stato straordinario il lavoro del sottoscritto, del Partito Italia Viva. Grazie a noi non ci sono più sanzioni, grazie a noi è soltanto un elemento informativo, corretto, doveroso, conoscere la presenza dei caminetti nelle abitazioni, ma non ci saranno delle sanzioni, ci sarà un'attività informativa, conoscitiva, ci sarà l'agenzia regionale che darà supporto e sostegno insieme ai comuni a tutti i cittadini. Si è allentata e di molto una direttiva comunitaria che era molto stringente, l'impianto originario della legge era molto tassativo, oggi la normativa è positiva perché di fatto non ci sono tasse, non ci sono sanzioni, è un elemento di conoscenza opportuno per cercare di abbinare la presenza dei camini nelle case a quelle delle caldaie. Ci sarà la possibilità di fare questa comunicazione per mail, per numero di telefono, non c'è una scadenza, quindi con calma verrà fatta, e questo grazie al lavoro che ha fatto Italia Viva, il sottoscritto, che vedeva nella prima fase di questa legge una legge troppo rigida, troppo tassativa e che sarebbe stata vessatoria nei confronti dei cittadini toscani. Il consigliere Alessandro Capecchi, Fratelli d'Italia, dopo aver ricordato le audizioni con i sindaci, la conseguente differenziazione degli impianti, si è soffermato su alcune cifre. Una battaglia vinta da parte dei Fratelli d'Italia. Come ricorderete, lo scorso anno la Giunta presentò con due delibere un sistema diverso di regolamentazione delle emissioni sulle PM10, perché la Toscana, come altre regioni, è oggetto di una duplice sentenza della Corte europea per sforamento nelle emissioni delle PM10 e nella quale si pensava a sanzioni nei confronti di tutti coloro che fossero stati possessori di impianti a biocombustibile, quindi anche i caminetti, senza alcuna distinzione, con sanzioni anche piuttosto pesanti e con controlli che venivano scaricati sui comuni. Noi ci mettemmo di traverso, non ci andava bene, in effetti anche il Partito Democratico ci ha ripensato, la Giunta ha preso tempo, la scadenza per l'accatastamento e l'autocertificazione dei nuovi impianti è ora al 31 di luglio 2024, ma nel frattempo è stato diviso le categorie. Gli impianti sopra i 10 kW hanno l'obbligo di accatastamento, e se non lo fanno i proprietari saranno oggetto di sanzioni dopo le verifiche fatte dall'Agenzia Recupero Risorse della Regione. Gli impianti sotto i 10 kW, e quindi la maggior parte dei caminetti e dei piccoli sistemi interni alle abitazioni, non sono più soggetti all'accatastamento, ma basterà una semplice autodichiarazione senza comunque nessun tipo di sanzione. Quindi la consideriamo una battaglia vinta, anche se molto c'è da fare per combattere l'inquinamento atmosferico nella Regione Toscana. Sentiamo il commento di Massimiliano Riccardo Baldini della Lega, che ha parlato di percorso grandemente pasticciato. Sulla questione relativa ai provvedimenti che sono arrivati in aula riguardo all'annosa vicenda dei caminetti, la Lega ha posto un problema di fondo, anche di ordine politico. Noi l'avevamo già detto a suo tempo, mettendo in evidenza che non era possibile discutere una legge di questo tipo fino a quando non avremmo avuto un piano dell'aria aggiornato, piano dell'aria che in realtà ancora non ha visto la luce, che ha visto un'informativa ma si teme che sarà affrontato di qui a molti mesi. E allora sotto questo aspetto noi riteniamo, e l'abbiamo detto a più riprese anche oggi, che i dati portati avanti da Patos su quello che è l'inquinamento, per esempio nella Piana Lucchese, non siano in realtà aggiornati a quello che è il quadro odierno. Lo diciamo noi, lo hanno detto tanti amministratori di destra e di sinistra quando sono stati sentiti nelle audizioni di questi mesi, ma lo ha detto anche, avanzando delle critiche o quantomeno dei rilievi, lo stesso CNR.
E quindi abbiamo ribadito, votando no alla legge, l'importanza di dar luogo prima a una verifica, a un aggiornamento del piano dell'area regionale e solo dopo potremo avere un contesto realistico di quello che è il quadro dei caminetti, perché che siano solamente i caminetti a determinare larga parte dell'inquinamento della Piana Lucchese, sinceramente facciamo difficoltà a pensarlo. Nell'ambito del dibattito sull'approvazione del rendiconto finanziario 2023, ampio spazio è stato dedicato al tema del payback per i dispositivi medici. Sentiamo il commento da parte del presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani. Avevo ragione io e sono soddisfatto del fatto che noi possiamo a questo punto vedere questa legittimità di norma costituzionale che nel 22 ci aveva non a caso fatto certificare 385 milioni circa di bilancio che portò al pareggio di bilancio, ma nel 2023 non è stato così, addirittura con il governo che ha sollevato questioni di legittimità costituzionale che ci ha costretto a quel punto alla disposizione IRPEF, e oggi invece ci rendiamo conto che avevamo ragione noi nel reclamare quel payback sui dispositivi medici, e se fosse stata accettata noi non avremmo avuto la necessità di mettere addizionale IRPEF. Le cose sono andate così, però a questo punto il governo può rimediare, può accordare ora quel riconoscimento di addizionale, di quel riconoscimento di payback farmaceutico, e se questo avvenisse io mi troverei a chiedere direttamente la revoca dell'addizionale IRPEF. E adesso le parole del Presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo. Intanto partiamo da un fatto che è stato detto con grande chiarezza, che quella norma che noi abbiamo usato come posta di bilancio fosse corretta. C'era stato detto in tutte le salse che non era così. Certo, è evidente che quella norma impatta molto sulle imprese, quindi sulla creazione di lavoro. E qui abbiamo due strade di fronte a noi. Una è quella che ha detto il Presidente Gianni, dicendo consentiteci ora di metterle a bilancio, quindi governo fate la vostra parte. L'altra è che se il governo non vuole fare la propria parte ci rimetta risorse dello Stato, altrimenti noi non riusciamo a chiudere i nostri bilanci. Di fronte a noi abbiamo la necessità di dare risposte alle cittadine e ai cittadini della Toscana, quindi dico assolutamente giusto quello che il Presidente Gianni ha detto, quelle risorse servono, e se quelle risorse arrivano, che arrivino dalle imprese o che arrivino dal governo se decide di non farle mettere in campo dalle imprese, ci permetteranno di eliminare l'IRPEF che noi non volevamo aumentare neanche alla fine dello scorso anno. Sentiamo le parole di Andrea Ulmi del gruppo misto Merito e Lealtà. Ha dato ragione alla Toscana, ha dato ragione al fatto che debbano essere rispettate le leggi, esiste una legge, ma è anche vero che la Regione Toscana non può pretendere che sia il governo a ripianare i suoi debiti. C'è una legge e una legge quindi deve essere rispettata. Sicuramente le aziende che sono fornitrici di device verso la Regione Toscana devono pagare quanto gli spetta, ma bisognerà fare un'analisi di quanto questo qualche cosa devono pagare fosse previsto, perché gli sforamenti da parte delle aziende non è che sono cose che magari le aziende fornitrici di device sapevano e devono per forza pagare, devono rispettare una legge, ma questa legge deve essere ancora ben modulata, perché non è possibile che mandare in crisi delle aziende che avevano previsto, avevano fatto dei budget e che poi invece si trovano a dover pagare tanti soldi così. E adesso il commento del consigliere di Fratelli d'Italia, Diego Petrucci.
La Regione non ha ragione sul payback perché vorrebbe, indipendentemente dalla questione di legittimità costituzionale, scaricare sulle imprese in ambito sanitario la propria incapacità di tenuta dei conti finanziari. Quanto emerge dal rendiconto è questo: in Toscana abbiamo oltre 1.200.000.000 di euro di debiti. Cresce il debito pro capite di tutti i cittadini toscani, che arriva a 570 euro a testa, quindi significa che le bambine e i bambini che stanno nascendo, si spera tantissimo in queste ore, questa notte, domani, nasceranno in culla, avranno un debito di 570 euro pro capite. Soprattutto la Regione Toscana, ci dice la Corte dei Conti, che utilizza i soldi che il governo gli dà per il servizio sanitario pubblico per pagare i debiti fatti nel passato, e poi vorrebbe utilizzare appunto il meccanismo perverso del payback, cioè chiedere indietro i soldi alle imprese che hanno fornito strumentazione sanitaria, che se li hanno oltretutto li danno, se non li hanno non li danno. Ma un'altra valutazione che voglio fare, altrimenti non si è intellettualmente onesti: il debito della Regione Toscana è un debito strutturale, va bene? Quindi ogni anno la Regione Toscana ha più uscite che entrate. Il payback, anche se fosse possibile ottenerlo, anche se fosse realizzabile, comunque è un'entrata una tantum. Se noi pensiamo di coprire una disavanzo strutturale con un'entrata una tantum, è chiaro che facciamo un'operazione intellettualmente disonesta. E quindi, se si pensa in soldoni di abbassare l'IRPEF con il payback, si fa un'operazione del tutto demagogica che non avrà la possibilità di essere sostenuta, perché l'IRPEF, che noi vorremmo riabbassare, ma è un'entrata negli anni costante, il payback, se ci sarà, ci sarà una volta soltanto. Quindi se Gianni dice abbasso l'IRPEF con il payback, dice una bugia e fa un'operazione che non è intellettualmente onesta. Quindi da questa vicenda del rendiconto esce una situazione drammatica: aumentano i debiti pro capite, si usa i soldi destinati alla sanità che il governo nazionale mette a disposizione delle regioni per pagare i debiti del passato. Sentiamo il commento adesso di Massimiliano Riccardo Baldini della Lega. La questione del payback ha visto la pronuncia di una sentenza della Corte, sulla quale faremo un approfondimento ulteriore, perché è proprio di questi giorni, di stamani. Peraltro però quello che va individuato è il perimetro temporale di quella pronuncia, che potrebbe assolutamente non togliere il problema, al di là che, se c'è la possibilità di non gravare sulle tasche dei cittadini, ben venga questa opportunità, come la Lega e il centrodestra hanno chiesto opponendosi all'addizionale IRPEF di dicembre 2023. Certamente rimane il fatto che la Regione Toscana, incalzata dalle difficoltà della sanità e del bilancio sanitario, ogni volta è costretta a escamotage, improvvisati, che mettano a rischio le comunità e mettano a rischio le tasche dei cittadini. Infine, le parole del consigliere di Italia Viva e vicepresidente del Consiglio regionale Stefano Scaramelli. Ma noi siamo convinti, abbiamo sempre detto, non era la nostra una battaglia pregiudiziale, era una battaglia rispetto al fatto che il governo non può esimersi dalle proprie responsabilità, il mondo farmaceutico non può esimersi dalle proprie responsabilità, era un aggravio fiscale che toccava ai cittadini toscani non correttamente, perché appunto devono essere chi di dovere a restituire quelli soldi alla Toscana. Questa sentenza può dare fiato al bilancio della Regione Toscana e ci può riportare protagonisti di quello che noi dicevamo all'inizio dell'anno, quindi andare a richiedere i soldi a chi effettivamente li deve dare. E sono ovviamente l'attuazione di quella legge del payback, che se venisse confermato essere appunto una legge vigente, è opportuno che chi di dovere paghi e quindi come tale vengano restituiti i soldi ai cittadini toscani e quindi si possa annullare tout court quell'incremento delle tasse.